Popò, prima ti dicono di perdere la balbuzie, poi che non fai più ridere. Ah, che gran rottura essere popò politicamente corretti. Non me ne parlare, amico. E la tua la chiami un'interpretazione? Nel film mi hai fatto fare la figura del deficiente. Mi dispiace che tu l'abbia presa così. Io ho cercato di aderire al tuo personaggio. Se mi ridicolizzerai anche nel prossimo film, ti vengo a cercare. Sì, e mi farò una Scooby merenda. Ci sono dei punti del copione qua e là che bisogna rivedere. Manca la profondità, la collaborazione. Qui nessuno impara niente. Duffy impara a non ficcare la testa in un motore a reazione. Lui non ci sarà. No, Duffy alla fine torna sempre. Devo solo spiegargli quanto ho bisogno di lui. Un abbraccio, due lacrime, gli mollo un macigno in testa e poi rido. Dimentica quell'anatra, ok? Allora, la domanda è: come faccio io ad aiutare te a recuperare la tua, diciamo, originaria identità? Risposta: ti faccio fare coppia con una star di prima grandezza, una donna. Di solito interpreto io il ruolo della donna fatale. A proposito di questa mascherata, in passato divertiva, oggi dà fastidio. Ragazza mia, se un coniglio con rossetto non ti fa ridere, tu e io non abbiamo più niente da dirci. Ascolta, io mi sto sforzando di essere gentile, ma mi hanno incaricato di sfruttare meglio le tue potenzialità e non permetterò né a te né a quell'anatra priva di cervello di... Che lo chiami Daffy Duck, penosa caricatura di attore, non ha importanza! Ma questi hanno importanza! Neanche questo! Ne sono qui a dire che rivogliamo Daffy tra noi, vero ragazzi? Rivogliamo Daffy! Rivogliamo Daffy!